Fabio D'Amico. Io direi di iniziare a far entrare i nostri ospiti. Ovviamente facciamo entrare la star, l'host, anzi il mio co-host in questo pub del gioco, il pub del divertimento, il pub dell'attività, ovvero il mastro delle ludoteche, Nico Pertici. Ciao Nico, come stai? Ciao, ciao a tutti. Una presentazione in pompa magna così. Scoppiettante, un po' scoppiettante. Sì, 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 assolutamente. Il ludo pub dell'amico, come si parla a me, nome non ufficiale. No, ma non lo abbraccerò mai perché mi fa anche abbastanza cagare, però grazie Nico, abbracciamo la tua ipotesi senza dubbio. E poi diamo il benvenuto al recensore cinematografico, persona con un membro enorme, persona che ha fatto della sua velleità artistica anche signorilità e rispetto per tutti noi, ovvero Mattia Ferrari, un altro Victor Lazaro. Ciao Vic. Salve. No, a membro nonno ho chiesto: ma di chi sta parlando? Eccoci qua. Ciao Vic. Ciao ragazzi. E poi ragazzi, hai pensato: ma c'è Frusciante ospite? Esatto, è impossibile. Impossibile che si avvicini a una piattaforma così avanzata come quella di Twitch. Direttamente da Natale a Tokyo e Lost in Tokyo, anche a Natale a New York, ma faccio finta che non l'abbia mai girato. Qua con noi l'immortale, il regista, il personaggio, il comico, l'uomo, Monitor Banzina. Ciao Monitor. Buonasera. Ciao, grazie mille per le presentazioni. Oggi presentazione mai fatta di un anno e mezzo, però oggi si fanno le presentazioni. Poi, ci piacciono. Il Tarzanello di Marco Merrino, Mario. Ma come cazzo ti permetti? Ma come cazzo ti permetti il Tarzanello di Marco Merrino? Porca puttana! Ma che modo è di esordire? Il Tarzanello. Sapete cos'è il Tarzanello? No, lo sappiamo tutti cos'è il Tarzanello. Il fatto che tu abbia i capelli cotonati così non depone a tuo favore, perché effettivamente è un Victor, per favore, non ci mettere anche te. Che siamo nella stessa squadra, non serve nemmeno che ti spieghi il motivo. Ma cioè, per gli altri presentazioni incredibili, Salameletti, sì, l'uomo, Monitor, con tutto il rispetto a Monitor, so benissimo che ti meriti questi enunci, sì, vabbè, quello là ho capito già come finisce. No, è un piccolo whisky importato, ok. Sì, guarda, mi metto anche io lo scotch qui, così non mi sento un ubriacone. Vabbè, scotch, dai, da normi cringe. Allora, ragazzi, compagno di classe, compagno di banco, persona che ha visto tante cose che purtroppo non può raccontare, anche perché sennò andrebbe a picco tutta la mia intera carriera, Matteo Riso, eccoci. Grande. Ciao Matteo, oh, mio fratello. Buonasera. Buonasera. La nuova ragazza di Mangaka, Lucilla. Ciao Lucilla, come stai? Ma è vero? Una piccola battuta per ridere tutti insieme. Poi, okay. Il pelato più potente di Twitch, dopo Panette, e non me ne voglia, super gamer, super canale di gaming a livelli hardcore, ma a differenza di Sabaku ha il coraggio di tagliarseli, Mastro. Eccoci, buonasera. Ciao Nico, ciao Dario, ciao, Monitor, ciao, Lucilla, ciao, Matteo, Mattia e Ello Tarzan. No, assolutamente. E infine, la persona che ultimamente ha fatto imbracciare cazzi a tutti i simp d'Italia, Voghelita. Vabbè, va, ma non lo sapevo. Ciao Dario. Perché sennò ti saresti preparato. Ciao. Non dovrebbe mancare nessuno in realtà. Quindi io direi di iniziare. Mastro, Nico, vai, tocca a te. Possiamo avviare, si principi a avviare il culturale. Vai. Buonasera a tutti. Le cose saranno semplici, quindi potete giocare anche da voi in chat. Bene. Per casa vostra, per i cazzi vostri. Un quiz, grandissimo classico dei giochi a premi, ma non sarà il classico trivia, perché io, chi mi segue lo sa, mal sopporto i giochi di trivia, ma questo mi piace molto. Le domande avranno tutte risposte con valori numerici, quindi ad esempio, in che anno è uscito A qualcuno piace caldo, ad esempio, no? Ognuno di voi si dovrà munire di un foglio, chiaramente io non giocherò perché so le risposte, un foglio, una lavagnetta, quello che avete a disposizione, su cui scrivere, magari con un pennarello, in modo che sia evidente, il numero
che secondo me è la risposta esatta. Non ho una penna a casa. Anche perché non sai scrivere. Comunque aspetta, perché c'è l'ultimo concorrente. Cosa vuol dire che non so scrivere? Ma non è vero, so scrivere benissimo. Sì, sì, sì. Comunque, ragazzi, vabbè, se no si apre un bloc note, va bene lo stesso, no? Giusto? Posso farlo. Deve poterlo mostrare qua in live. Vabbè, lo mostrerò, lo mostrerò. Ci provo, vai, lo trovo. E poi, infine, l'ultimo concorrente. Trovato all'ultimo perché c'avevo un buco, Poli. Grande! Non è vero che l'hai fatto per queste, simpaticissimo. Ciao Poli. Ciao Mario, ciao, l'unico che vuole bene veramente. Aspetta, prendo un foglio. Intanto spiega, Nico, spiega. Ok, comunque, intanto spiega, poi dopo chiaramente dovrò rispiegare. Dopo devi spiegare, Dario. Non è assolutamente un problema, Ma vanno bene questi oppure devo usare questo? Puoi usare il primo. Ciccio Game. Ci sono. Ok, sono molto contento che vi siete tutti attrezzati. Quindi... Posso flexare le mie penne? Scusatemi. Piccolo flex. Vogelita, fra poco ti banno a vita. Okay. No, è la cosa che ho pensato. Chi uso? Uso Levi. Quindi. Usiamo Levi. Vogelita, t'ammazzo. Pia una penna a casa, non rompere i coglioni. No, va bene. Quindi, avete 10 secondi di tempo per dare la risposta. Ma subito ora? No, quando farò la domanda, poi via, voi potete scrivere sul vostro... Esatto. Viva i titani, comunque. Ognuno di voi risponderà, mostrerà la propria risposta e chi va più vicino alla risposta esatta senza però superarla, vince la manche. Pazzesco. Ok. Ma guadagna un punto, guadagna un punto, ma c'è un ma. Stai buono. C'è un ma, attenzione. C'è un ma, come buono. prima di rivelare la risposta esatta, tutti voi potrete puntare i punti che avete guadagnato sugli altri giocatori. No, quindi io personalmente, ad esempio, su questa domanda avrei puntato su Victor, visto che è un appassionato di cinema, no? La domanda era... E avrei sbagliato. Avresti sbagliato, però comunque magari uno sulla fiducia va lì. Se ci fosse una domanda sull'attacco dei giganti, ad esempio, puntate su qualcun altro, per dire, no? Così. Quindi, anche se non sapete la risposta esatta, ragazzi, potete piggybackare quelli che sono più intelligenti di voi, più eruditi di voi. Chi dà la risposta esatta vince un punto. Okay. Tutti voi avete una puntata gratuita ogni round. Potete puntare anche sulla vostra stessa risposta se siete molto molto convinti. Certo. Oppure su quella di qualcun altro. Io punto su V. Potete anche aggiungere più punti fra quelli che avete guadagnato fino adesso. Inizialmente avete un punto soltanto. Cosa, ma cosa ci guadagno? Ogni punto che avete puntato è un punto in più che guadagnate. Per due raddoppiate. Okay. Non devi necessariamente sapere la risposta, puoi anche tirare a indovinare. Posso avere un attimo d'attenzione, per favore? Prego. Grazie. Sì. Anche tu le mani gialle. Bella questa. Incredibile. Sono stunnato. Penso che per lui sia la luce, Elena. Per rompere un po' il ghiaccio. Ok, possiamo partire con le domande. Partiamo dalla primissima domanda. La domanda è una domanda sui fumetti. Sui fumetti, quindi diciamo partiamo da una domanda nerd. Siamo tutti abituati a conoscere, tutti conosciamo Snoopy qua, presumo. Tutti conosciamo Snoopy, uno dei cani più famosi dei fumetti, e siamo abituati a vederlo su due zampe. Ma non è sempre stato così. Perché in che anno Snoopy si mise su due zampe per la primissima volta? Ma sì, ma Nico, ma sono domande che... Te sai all'incirca la vita della pubblicazione di Snoopy, sì, no? certo ma di Peanuts. Quindi vai a Span e dici sicuramente fra questa data e questa data, ci deve andare il più vicino possibile senza superarlo. Ok. Aspetta, non vale la pena di Attack on Titan, aspetta. Okay. Ma non c'era bisogno di dire comunque... che era di Attack on Titan. Avevo tutti i fumetti dei Peanuts per annata, ma non mi ricordo qual è stata la prima annata tra quelli in cui era a quattro zampe. Ok, ditemi quando tutti siete pronti. Non c'è timer, iniziamo, non c'è urgenza. Facciamo con calma, quando tutti siamo pronti. Mario mi sa che sta cercando su Wikipedia, eh? No, Mario ha già fatto copia e incolla da Wikipedia. Cosa ho risposto? ti facciamo mettere una telecamera dietro la nuca, Mario, stai attento. No, perché poi è pelato, si vede la penalità. Lo sapevo. Ma com'è che conosco tutte le risposte che andrai a fare? Mostratemi le vostre risposte. Vai monitor, per primo. Ah, ok. La monitor risponde 1956.
1952. Ah, ma è nuovo da Snoopy, pensavo fosse vecchissimo. Che cosa vuol dire puntare? Mario ha risposto 1978, mi ha scritto su Instagram. Non era il cane di Orwell, il signor Orwell, no? Anche io 68. Vic ha risposto 68, no, sì. Mario 78 ha ah, no. Poi Riso ha risposto nel 59, 1959. Attenzione Riso, vicini, eh? Io ho fatto un numero vecchio. 1860, ok. Un pochino prima... Ma così, 1904, 1930. No, me lo sento. Ultimo 1975. Ok. Potete tutti puntare la vostra puntata del primo round su quelle che secondo voi è ha dato la risposta esatta, se voi non siete convinti della vostra. La risposta esatta. Cioè, chi secondo te tra di voi ha vinto? Se non sei convinto della tua risposta, puoi sempre puntare anche sulla tua. Io so che la mia risposta è magari la risposta di qualcuno esatta o sbagliata. Non lo so come fare, via. Io punto su Dario. Mario punta. Ok, monitor punta su Dario. Non punterei mai su di te per questa cosa. Dario punti su di te. Io punto su di me. Ok. Come rock. Te Mario dimmi la puntata, me la puoi dire anche a voce. Punto su Dario, Moccio. Punti su Dario, ok. Quindi anche Mario punta su Dario. Dario, vabbè, per forza. Vabbè, raga, però avete rotto il cazzo. Vabbè, Tomodachi, amici. Ma se te dici, ma io so la risposta vicina, vuol dire che... No, te poi hai una puntata gratuita. Non ho detto nulla. Hai sempre una puntata. Punto sul monitor, perché siamo vicini. Bravo, ok, bravo. Ok. Voglita? Dario? Ok, Mastro? Su Poli. E Lucilla? Punti su? Dario, dai, Dario. Su Dario anche te, ok. Poli alla fine, ultimo? Mastro, per forza. Punti su Mastro, ok. Vabbè, così. Uno dei due ha vinto. Sì, un po' di... Si crolla insieme. Quindi, la domanda era, in che anno Snoopy si mise su due zampe per la prima volta? E la risposta esatta è... 1957. Oh no. Quindi ha dato la risposta esatta Monitor, che ha risposto 1956. Avete tutti sforato. Avete tutti sforato. Perché non mi fido di me stesso, cavolo, mi fidi di Dario. Bravo Dario. Però io quindi sul monitor, Esattamente, bravo. Quindi io Riso contavo, monitor, io faccio il notaio. Monitor è a un punto e anche Riso è a un punto. Attenzione. Chiaro. C'è un broglio. C'è un broglio? Mi sembrava strano che avessi sbagliato, perché questa cosa me la ricordavo sull'enciclopedia delle strisce di Repubblica. Sei andato a fare fact checking della mia Dario, fonte. Non verrai mai al mio quiz, se fai così è impossibile che tu venga. Raccolta The Complete Peanuts è la mia fonte. 4 aprile 1952, in un sogno cammina per la prima volta su due zampe e parla. E quindi? Posso fare il contro fact checking di questa cosa? Perché un terzo check. D'accordo. Sonia, non è che lo fanno, rompere i coglioni. Comunque oh! È vero, il post dice che in un sogno Snoopy sogna di essere il padrone di Charlie Brown e effettivamente sono il più esperto di fumetti qui presente, allora lasciatemi vincere il mio punto, alla fine è semantica, no? Decidiamo di decidere il gruppo. Il gruppo, il sogno conta oppure no? Sì, la prima volta in cui cammina sul fumetto. Sì. Rifai la domanda, Nico. La domanda è questa: in che anno Snoopy si mise su due zampe per la prima volta? Chi è l'ospite? Allora buttalo dentro. No. Butta dentro l'ospite. Chi è l'ospite? Non ti fare alzare, per favore. Ci stanno 16 cadrani, vattene. Chi è l'ospite? Vorrei un attimo farlo partecipare al quiz, così facciamo più festa. Ma che cazzo vuoi tu? Ma fai finta di non averlo visto. Ma poi possiamo vedere l'ospite un attimino? Pensiamo al gioco, per favore, siamo qui per giocare. No, vai via. Ma c'è posto, però non è in più. Dai, uno in più, facciamo festa. Non lo devi aizzare, vai in camera. Ma che scortese che sei, ma buttalo dentro. Non essere scortese, sappiamo tutti come funziona, vai. Ma perché devi essere così scorbutico? Lo scheletro può restare. Dai, una sola domanda all'ospite. Posa la red, fa male, sei nervoso. Se la risponde, un gocciolino. Però Mario, non ti girare. Non c'è una domanda per l'ospite! Vattene! Mi sto cacando addosso. Per favore, siamo qui per questo. Dai! Giochiamo al gioco di Nico Pertici!
Ma più siamo, più ci divertiamo, Mario. Dai. Ma non ti ci mettere anche tu, non può venire. Ma poi la compagnia che ti farebbe un amico accanto a te, scusa. No, ma io l'amico ce l'ho, vogliamo anche tantissimo bene, tutto è distorto qua perché sembra che non lo voglio far entrare, ma sappiamo tutti come funziona. Restiamo così, le mie fonti dicono 1957, sì. Io resto a questo punto. Quindi si conclude il primo round con Monitor e Riso a un punto ciascuno. La seconda domanda è invece cinematografica. Ehi, passata a mezz'ora, una domanda. Ragazzi, vuole un attimino. Sì, Blues Brothers. Sì. Vabbè, ci sono stati piccoli cospetti. Sì, come niente. Ok, Blues Brothers, famoso film che tutti voi conoscerete, ha una delle scene con una quantità di auto distrutte assurda, ok? Tutti ricordate quella scena. Ma quante auto della polizia sono state usate negli inseguimenti del film di Blues Brothers? Oddio. Ma sono difficili queste domande. Vale davvero? Due numeri, ma tranquillo. Ma sono numeri, tira a caso, di 14, no? No, sono difficili, ma nel senso sono difficili per tutti quanti. Cazzare, no, mi fai paura. No, ma io mi ricordo che... No, non è facile. Ce l'ho. E la Madonna. Ma quella di prima. No, ho sbagliato risposta. Scusa. La sfida di Mastro è usare lo stesso numero per facciamo questo solito foglietto. Avete tutti risposto? Allora, Molto dice 47. Dario, aspetta. Potete dirmi anche a voce, 4, ragazzi. 4. 104, ok. Io numero casuale. Hai scritto la data di un piccino, sì, 104. Invece perché sono state distrutte e cappottate sulla Mario destra. Mario, qual è la tua risposta? La mia risposta è 27. Grazie mille. Allora 27 è bello. Nick. 42. Matte. La togli questo cazzo di foglio, lo togli, togli il foglio, l'hanno capito tutti. 24. 24, ok. Mastro, 7. Bello, 7 è bello. Lucilla. Anch'io volevo 12. 7. Poli? 120. La domanda era la seguente: quante auto della polizia sono state usate negli inseguimenti del film di Blues Brothers? Vi dico già che fra di voi c'è chi ha dato la risposta esatta. Era difficile. Dico, possiamo ammonire da regolamento proprio per condotta antisportiva ed etica questo ragazzo che mi sta insultando e sa soltanto che non mi permetterei mai di denunciarlo penalmente perché è un mio amico. È un numero. Io non ho mai detto di essere tuo amico, quindi se vuoi procedere penalmente. Vogliamo bene, Dario. Vogliamo bene. Per questo che lo fai, che mi puoi dare di quello che hai scritto. Io so che la tipologia di macchine della polizia si chiama Mario proprio, quindi 104 fra parentesi Mario penso che sia certo. No, Samuele, certo. hai detto la più grande paraculata della storia del calcio. Falto. Vabbè, no, hai ragione Mario, che fa quello, gli fa sentire la musica al cazzo, vabbè, comunque Vabbè, quindi sappiate che uno di voi ha dato la risposta esatta. Su chi punti Monitor, ricordi che oltre al tuo punto di questo round puoi puntare il punto che hai guadagnato prima, quindi raddoppiando il tuo punteggio. Voglio dare la stessa fiducia che il Riso prima ha dato a me, quindi punto 70 di Riso. Ok, Dario, chi punti? Io punto me stesso. Punto su Victor Laszlo. Io punto, guarda, punto su me stesso, ma non perché credo di aver dato la risposta giusta. Ok, Matte? Matte, ricordati che hai un token in più, hai un fish in più che puoi puntare, Mio gratuito lo punto su me stesso a sto punto. Ok. Perché il primo che mi è venuto in mente era 120, ma macchine totali. Cosa cazzo fa? Rieccomi. Ho capito, non date letta a Dario Moccia, però comunque sì, potrebbe essere. Quindi Matte, quindi il tuo gratuito la punti su di te. E poi... Sto così. Perfetto. Volita? Io rimango così. Punto su di me. Quindi te punti su te stessa? Sì. Benissimo, Mastro. Anch'io punto su Vogelita. Bellissimo, Mario. Mario. Aspetta, lo faccio anch'io un Marione al volo, dai. Lucilla, su chi punti? Io sulla fiducia su Victor, perché lui ama molto il cinema. Io punto su Riso. La risposta esatta alla domanda quante auto della polizia sono state usate negli inseguimenti del film Blues Brothers è
70. Ehi, quindi Riso risponde correttamente. Grande Riso, cazzo. Le auto furono acquistate per $700 l'una e quasi tutte distrutte durante le riprese. Grande Riso, vedi, fiducia reciproca, bravissimo. Vincerò. Perciò Riso fa 2 punti andando a 3, Monitor fa 1 punto soltanto andando a 2 e Poli fa il suo primo punto. Pazzesco. Riso ormai in streak. In questo, in questo Riso. Bello. Ma perché a colonizzare tutto è bello il mio è una caricatura, mio naso non è così grande. Elena ha fatto un lavoro molto più bello, grazie Elena, ti voglio bene, grazie, che guarda che bello che sono lì, splendente e sorridente. Quella invece è la faccia che Dario è abituato ad avere quando sono davanti a lui, per ovvi motivi ovviamente. Terza domanda, questa è una domanda sui manga, ok, quindi vai. Ma una domanda molto particolare. Ma questa modifica, scusa. Ok, terza domanda. Domanda sui manga. Tra i manga più venduti di sempre, c'è anche uno dei manga più longevi di sempre, ancora in pubblicazione. Che Dario sa qual è ed è? Vabbè, One Piece. No. Più longevi. Ah, più longevi. Cos'è? Detective Conan. Detective Conan o Golgo 13. No, Doraemon. Doraemon? Doraemon, no, Doraemon Golgo 13. Golgo 13. Golgo 13. Ok, quindi... è tra i manga più longevi ancora in pubblicazione e anche tra i più dubito per, non mi ricordo che fine ha fatto Golgo 13 perché è morto l'autore, quindi morto l'autore, sì, però comunque è, per ora è ancora posso dire che non, pubblicazione. Non l'abbiamo mai sentito nominare di Takao Saito, grandissimo manga, c'ho anche un originale anche oggi Takao. È uno dei più longevi in pubblicazione. Ma in che anno è iniziata la pubblicazione di Golgo 13? Ok, questa la so. Questa la so. No, non la so, scherzo. Tradisci. Ora sbaglio. Che anno? Nel 1969. Ok, Dario 1968, mi sembra di ricordare, giusto? Monitor ha messo 69 Dario. Solo per... Già scritto la risposta, è 1968. Sì, 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 Mario ha risposto come Dario 68, Vic ha risposto... 92. Nel 1992, 1980, ok? 1965, ma mi sa che 1965. No, dai, che va a far culo. Ma ho capito, è l'occasione di riutilizzare il foglietto. 84. Lucilla? 1958. Io pensavo fosse un po' più 58. Voglio 1800. L'autore ancora in vita nel 1800. Non esisteva nemmeno il fumetto moderno. Ricordiamo che l'autore è appena morto. La carta paperina, che cazzo ne so, sulle pergamene egizie, Dio Cristo, non so. Quindi, monito su chi punti? Vabbè, a questo punto sulla data, punto su Mario questa volta. Non sì, vabbè, è uguale, quindi su Mario, su Dario, quindi... No, monitor... specifica che punti su Mario, grazie. Ehi, benissimo. Ciao, Gianni, Dario, punto sulla tua risposta, presumo. Mario, anche te ti vedo convinto, quindi presumo... Certo. Punto su Mario perché apprezzo l'arte del copiare. Sì, sì, di Dodd, lo sapevo. Riso? Io ho punto il vero artista non copia, ma ruba. Vi ricordo, Monitor, Riso e Poli, che avete... in più da allora io punto tutti i miei punti su Mario, quindi i tuoi due punti precedenti più quella, quindi sono 3 punti. Riso punta 2 su Dario. Puntiamo su Dario e Mario. Ok, Mario. Puntate tutti sul 68. Ok, sì. E poi ti ricordo che grande annata, grande Molotov tirate tutto. Ok ragazzi, è stata data la risposta esatta, perché la risposta esatta è appunto 1968. Beh, con oltre 300 milioni di copie vendute nell'arco dei suoi 203 volumi. È secondo nelle vendite complessive soltanto a One Piece, che ne ha venduti più di 500 milioni. Quindi, ricapitolando, Monitor ha puntato 3, quindi va ad aggiungere 3 ai suoi 2 punti precedenti andando a 5. Riso ha puntato 2, aggiungendoli ai suoi 3 precedenti, va anche lui a 5, quindi Monitor e Riso gomito a gomito. Poli ha puntato 2 e va a 3, tutti gli altri fanno il loro primo punto. Prossima domanda, vediamo un po'. Domanda sulle serie TV, Lost. Ok, attenzione. E la domanda è la seguente. Quanti sono i passeggeri sopravvissuti al disastro aereo nella serie televisiva Lost? Monitor dice 61. Dario dice 9 con un grosso pisello, ok. Mario risponde 56, benissimo. Vic dice 27, Matte dice 23, Boghetti dice 38, Mastro dice 54, Lucilla 6, Poli dice 49. Io punto il mio su me stesso, quello che ha visto su me stesso.
Tanto segna la puntata di riso. Sono indeciso, però il mio gratis lo punto sul mastro questa volta. Ok. Quindi monitor su mastro, Dario su chi punti? Mastro anch'io, dai. L'ha Mario su Victor. Vic? Io per rassicurare Mario punto il mio punto gratuito su riso. Perché ha detto 30? C'è nessuno che ha detto 30? Mastro si chiama Mastro. Mastro. Si chiama Mastro lui. Quindi voi non mi ricordo il nome. È normale. No, lo conosco adesso. Ci sta. Lucilla su chi punta? Mastro. E Poli? Anch'io quello gratis su Mastro, sì. Su Mastro, ok. Benissimo, la domanda era: quanti sono i passeggeri sopravvissuti al disastro aereo nella serie televisiva Lost? E la risposta esatta è 48. Quindi Poli ci è andato vicino, ma l'ha superato di uno perché ha risposto 49. Era così tanti, porca vacca. Ma infatti è assurdo così tanto. Erano 48. Anche quelli che non hanno avuto nemmeno una battuta. Esatto. Dalla serie esistono 13 parti mancanti, ciascuna di 3 minuti. Sono mini episodi mai trasmessi in TV che ne approfondiscono alcuni aspetti. Allora, perché c'erano un sacco di sopravvissuti che non erano importanti per la storia. C'era sì, della che c'erano sull'isola, ma nessuno cagava. Però non mi ricordo, non mi ricordavo fossero così tanti, minchia. Sono 48, quindi quella che c'è andata più vicina è stata Vogelita con 38. Brava, è Voghe. Quindi Vogelita prende un punto. Tutti gli altri non avete fatto niente. Un cazzo, siamo tutti schifo. Per ora in testa sempre Monitor e Riso con 5 punti, segue Poli con 3, Dario con 2, Mario con 2 e Vogelita con 2 punti. Tutti gli altri a un punto. Fortissimo Poli, eh? Prossima domanda, un'altra domanda sui fumetti, ma in particolare sulle collezioni. Ormai i fumetti possono raggiungere anche cifre folli, ma in dollari a quanto è stato venduto il fumetto più costoso al mondo? Ci vuole un po' in dollari. 8 milioni. Madonna, 8KK, questa è una spada spumetina. Allora, è bravissimo, una luna più 9. Via. Allora, aspettate un attimo che segno. Vado? 15, sì. Flexata. Vabbè, ok, vabbè. Proprio. Allora, Dario scrive 3.6. Ah, 3.6. Vi posso dire intanto che non c'è la risposta esatta, in questo nessuno ha dato la risposta esatta. Mirko, sono pronte brogli, attenzione. Sono pronte brogli? Ho fatto checkato, controlla pure. Però comunque, dicevamo, monitor su chi punti. Stai già chiamando l'avvocato, Dario, lo sento. Io intanto vado a controllare. Gratis. Il tuo punto gratis lo punti su Vic, ok. Dario, punti sulla tua risposta, presumo, ti vedo convinto. Certo, perché ci sono i brogli fra poco, attenzione. Bene, perfetto. Mario punta su Dario, ok. Nonostante il suo wrong flex, punto lo stesso su Dario perché lo vedo convinto. Io punto... quanti ce n'ho io? Te hai 5 punti, Matte. Hai sempre il tuo... Su Dario. Cioè, quindi uno gratis e due... Benissimo. Io punto il mio gratis e anche un punto mio. Su? Sì, su Dario, scusami. Mastro? Idem. Allora, quello gratis su Dario. E basta. Quello gratis su Dario, ok. E mentre Lucilla, scusami. Anche su Dario. Anche su Dario. La mia risposta esatta, ho trovato 3,25 milioni di dollari. Ai ai ai, quella è l'ultima asta, la penultima asta che è stata fatta. L'ultima asta è di qualche mese fa, è quello che dici te, Amazing Comics numero 1. L'ultima asta esattamente. È stata fatta gradato 9. È stata fatta su Amazing Fantasy numero 15 che è stato battuto a 3,6 milioni. Mi dispiace. Allora, fact check con la risposta di Dario di nuovo. Metti, Amazing. Cerca. Dario lo sa perché voleva comprarlo. No, ovviamente. Chi meglio di Dario? Un grande. Sicuramente più preparato di me. Sono domande che ho raccolto oggi in pausa pranzo. Quindi, ok, perfetto. Prossima domanda. Io ringrazio Nico Pertici per esistere. Va benissimo, ok. Domanda videoludica, questa, attenzione. Vediamo un po' se Mario mi fa, se Dario mi fa checka pure questa. No. Allora, è possibile. Bello, grazie Voghe. Prego. Mario, oltre ad essere uno degli nostri streamer preferiti, è anche un famoso idraulico videoludico. Simbolo ormai mascotte videoludica più famosa del mondo, e la Nintendo lo sa bene. Perché quanti giochi di Super Mario su qualsiasi piattaforma e console sono usciti dall'inizio della vita di Mario ad oggi? Ufficiali e non. Sono Marti, ufficiali anche... non vale, giusto? Anche spin-off. Ok, sì, buonanotte al cazzo. Oddio.
Anche Wario? Conta Wario? Se no, appare no. Mario, se appare Mario, se appare Mario all'interno del gioco, sì. Quindi c'è Super Smash Bros. Vale? Sì, esattamente. Oddio, vale anche. Ok. Vabbè, io provo. La so. Davvero, Mastro? No, 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 no. Come cazzo fai a saperla? Allora, questa non potete cercare su Google perché ho minuziosamente contato a mano una lista che li mostrava tutti quanti. Vado così. Secondo me bastava andare su Google comunque. No, l'ho cercato su Google, non l'ho trovato, non l'ho trovato questa. Quanto ci hai messo a Google? Cioè, piccato, mi stupisce che c'è qualcuno che li ha contati, questa è una cosa molto bella. Nico, quanto ci hai messo a contare tutta la lista? Un quarto della mia pausa pranzo. Potete mostrare le vostre risposte. Monte risponde 99, Dario 220, 80. Anche tu, ma ora c'è grande questa... Mario, perché 81, Vic, 81, Riso 46, no, Vogherita 46, 45, Mastro, Lucilla 90. È vero, Manu Pro, delle pause pranzo di Copertici e... sono più produttivi delle mie giornate intere. Molto probabile. Totale. 351. Ok, partiamo da Polia col puntaggio, visto che... Uno su Dario. Mario. Ok, chi aveva risposto? 81. No, dovevo che sapesse Lucilla se lo ricordavo. Comunque va bene, ok. Lucilla sta dormendo in piedi. Grazie, Lucilla, grazie. Io punto sul Riso. Che ha risposto 46 come Vogherita, quindi sul 46. Vogherita, sì. Rimani sul tuo. Sì. Quindi Vogherita dice 46. Matte? Io punto su Vogherita. Vabbè. Quindi 46 sulla tua, ok. Che ho detto Vogherita? Vic? Io punto quello gratuito su Mario, che secondo me ha dato una buona risposta. Ecco, okay. Che è uguale alla mia, però. Sì, esatto. Per via dell'omonimia, per via dell'omonimia. Mario? Punto su Victor. Punto due punti su di me. Due punti su di te? No. Bisogna avere sempre la fiducia. E io ne punto due su di me. Ok, ok. Siete stati molto, 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 molto bassi in queste risposte. Ah. I giochi esistenti di Super Mario per tutte le piattaforme dagli inizi di Mario ad oggi sono molti di più di quelli che avete detto. Madonna. Perché la risposta esatta è... 628. No, che? Quanto? E quello che ci ha dato più vicino, nonostante i tre quarti di pausa pranzo, più di 600 videogiochi. Non confermo né smentisco. Un po' troppo così. Poli ha risposto correttamente, perciò è l'unico che fa un punto. Fra i più particolari, fra i più bizzarri, c'è Mario Teaches Typing, in cui Mario insegna a scrivere con la tastiera, e Mario Games Gallery, un gioco in cui puoi giocare a dama con Mario. Ti risulta? Ma 600? Sì, sì, sono compresi anche le app per dispositivi, i giochi flash, i giochi promozionali, tutti i supporti, anche giochini stupidi che ha pubblicato in maniera promozionale Nintendo. Minchia, santa. Tremendo. Sì, sì, l'hanno munto bene questo Mario. Per ora abbiamo Riso ancora in testa con 3, 6, 8 punti. Ok? Prossima domanda. La prossima domanda è sulla televisione italiana, la TV italiana. Oh, assurdo. Questa forse i più giovanissimi. Jerry Scotti. Non si ricorda, ma è un numero, ma va bene. Non si ricorderanno di questo personaggio, forse, ma quelli più attempati sicuramente sì. Per quanti anni il pupazzo One ha condotto il programma televisivo Bim Bum Bam? Quanti anni? Merda. Ok, Mariso dice 12. Vogherita dice 10. Scusami. Quello lì doveva disegnare. Ma dice 5, Lucilla 15. Poi dice 11, perfetto. Mario mi ha scritto 11. Già. Mario 20. Era così la voce, Dario, sei sicuro? Zono One. Zono One. Ok, ok, ragazzi. Ok, ok, ok. Via le puntate. Partiamo anche stavolta dal fondo da Poli. Dai, monitor. Uno solo però, quello gratis. Ok, benissimo. Cila? Vogherita. Benissimo. Mastro? La mia. Ma io rimango sul mio. Punto il mio gratis su Lucilla. Il mio gratis su me stesso. Anch'io su me stesso. C'è qualcuno che ha la risposta giusta? Forse l'ospite. Non c'è la risposta. Mario, chiamiamo l'ospite, no, dai. L'ospite lo sapeva. Mi era sembrato anche a me per il lavoro di Nico Pertici. Un po' di rispetto per il lavoro di Nico Pertici. Dai, mi è sembrato che lo sapesse lui, Ma come fa? È velocissimo comunque. Con lo smack. È istantaneo. Ma è dietro la porta. Infatti. È pronto, pronto. È sempre lì. La parola ospite è tipo l'evocazione. Zitti. 19. 19, ok.
Ma sta seguendo. Posso cambiare, posso puntare sull'ospite. Nessuno ha indovinato. Però c'è una persona che ci è andata molto 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 vicina. L'ospite, sentiamolo. Sì, è proprio lui. L'ospite misterioso. Ok, sentiamo. Pazzesco. Quindi, per quanti anni il Pupazzo One ha condotto il programma televisivo Bim Bum Bam? La risposta esatta è 16 anni. Quindi Lucilla ha dato grande. Dal 1983 al 1999. Il nome One è la pronuncia inglese del numero 1 e si deve al fatto che Bim Bum Bam nasce su Italia 1, appunto. Dal 1990 One venne affiancato dal pupazzo Ambrogio, che era un cane. Ricordano Five, c'era insomma, c'era Five e Four, certo, sì, ovviamente. Four mi stava sul cazzo, però non so. Beh, Rete 4, la rete peggio. Comunque dicevamo, a proposito di gatti fieri, ecco, morde. Ecco, morde. Cazzatissimo. Quindi Lucilla fa un punto andando a 3, ma lo stesso fanno anche Monitor e Riso. Riso continua a essere in testa con 9 punti. Incredibile, 9 punti. Riso. Bello, quindi io vado che occhi. E poi è una sicuramente. No, è un maschio, però si sarà offeso. Come si chiama? Paolo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ah, aspettavi, intanto il Masseo dice polimerda. Quattro giorni a rispondermi. L'ospite in privato mi ha detto chiedo fax, cioè proprio il fax. Checking. In realtà non credo, ma anche senza fax checking mi torna strano. Attenzione. No, sono sicuro che One era su Bimbo. No, ma anche i primi anni 2000. Anni primi anni 2000, sì. Attenzione. Almeno 2001, non è possibile che fosse. Si è fermato 99. Allora, One, pupazzo animato di peluche rosa con il sopracciglione fucsia dalle sembianze di un cane, quindi tipo Mario, è stato dal 1983 fino al 2002 la mascotte del programma televisivo per i bambini. Allora, non so perché la mia fonte dice 1999. Quindi quante edizioni sono? 19. Aveva ragione l'ospite. Pazzesco. Io, ragazzi, sapete cosa? Ma perché non facciamo intervenire direttamente l'ospite per fargli spiegare? Allora, io esprimo pubblicamente che non sono d'accordo a questa fantomatica gag dell'ospite. Me ne prendo totalmente le distanze. Totalmente. Però Marione, Sturniolo è solo perché anche lei è in live. Beh, ma tanto avrei vinto comunque. Però Marione è la responsabilità tua. No, vabbè, ho capito. Mario. Puoi chiamare Tavernello e sono cazzi nostri. Tavernello è il vicino di casa, vicino, che rosica quando fanno casino. Contestualizzo un po'. Prossima domanda. Dalla fonte A Critical History and Filmography of Toho's Godzilla Series, quanto è alto Godzilla nel film originale giapponese del 1954? Ma nessuna domanda di storia dell'arte. Ma sta tutto Dario che ti garba quella merda contemporanea. La prossima, va un po' boomerina qui, ma l'altezza fuori film. L'altezza dichiarata di Godzilla nell'originale film del 1954. Nella storia, non del pupazzo. Nella storia, chiaramente non è misura il pupazzo, ecco. Non so se la so. Però mi ricordo che c'era una sostanziale differenza tra quello della Toho e quello cambiato sempre. Attuale. Cambiato vi sempre. Posso dire che negli ultimi film l'altezza del mostro è più che raddoppiata. Sì. Mi ricordo che era così alta. È più che raddoppiata. Quindi allora cambio la risposta. In origine è molto molto io ci sono. Piccolo. 100, ok. Quindi vai, 100. Dario, quanto è alto Godzilla nel film del 54? 50 metri, ok. Mario, 75 metri. Perfetto. Perché vado fuori scala? Vic risponde 40. Riso risponde 52. Vogelita risponde 16 metri. 16 metri era il pisello di Godzilla. Mastro, 17 metri. Ma secondo me all'inizio era così. Lucilla alto. Risponde 40 metri come Vic e Poli risponde. 170 metri. Ma che cazzo è grande, ma fa culo, è arrivato tutto, il momento delle puntate grande. Vi posso già dire adesso che uno di voi ha dato la risposta esatta. Almeno bravo Poli, quindi bravo, parte Poli. Monitor a puntare un piano. Dare ti fai no, ma sempre ci va da fondo. Poi a caso partiamo da
Da Vic, partiamo da Vic. Punto su me, visto che c'è anche Lucilla che ha dato la stessa risposta, questa cosa che hai detto fa pensare che l'hanno detto in più di uno. Allora, io punto, attenzione, punto tutti i punti su di me, dai, forza. Vengo io, tutti fuori, punti, Dario. Video, guarda. Dario punta tutti e quattro i suoi, no, tutti e tre, perché uno l'aveva perso. Tutti e tre i suoi punti su se stesso. Punto su Matteo Riso. Senti, io faccio una strage, non me ne frega niente. Punto 6 punti su Riso. Riso. Un punto su Vic, che poi è Lucilla praticamente. Ok. Io me stesso. Benissimo, Lucilla. Monitor. Master punta su Monitor, quello che non ha creduto assolutamente nella propria risposta, perché ha puntato tutto su un altro. Grita, prego. Io il punto gratis su Riso. Allora facciamo così, facciamo che vado a pari con Monitor e ne punto uno gratis e uno in più su di me. Quindi due su Riso, ok. Riso, eh? È un grande Riso. Quindi, in metri, quanto è alto Godzilla nel film originale giapponese del 1954, stando al libro A Critical History of Filmography of Toho's Godzilla Series? E la risposta è... 50 metri. Quindi Dario ha dato la risposta esatta. No, Dario ha scritto più 50. No, è vero. Ma 0 più 50. Quindi 50, 0 più 50. Ma non, cioè, ha scritto 50. Non ho letto, non fatto. Stronzo. Quindi Monitor va a 0 punti. Riso perde il punto che in più che aveva puntato, ma resta comunque in vantaggio con 8 punti. Dario era a 3, ne guadagna 3, va a 6, quindi Dario va a 6. Sì. E tutti gli altri hanno perso i loro punti, quindi Riso perde un punto e tutti gli altri non ne hanno puntati nessuno in più, perciò restate così come siete. Mi pare che la versione Shin è 118 metri, quindi è gigantesco. Mi pare. Ho anche indovinato, Nico, quindi mi dai anche il punto dell'indovinamento. Giusto, hai ragionissimo, Dario, hai ragione da vendere. Quindi sei a 7. Ok, adesso una domanda di storia dell'arte. Me lo facciamo contenta anche la nostra Lucilla. Ok, abbiamo pensato anche a lei. Allora, di quanti centimetri era il pene di Pablo Picasso? No, niente. 7. No. Ho 30 risposte date, no. Allora, tutti conoscerete la Cappella Sistina. Quanti sono i personaggi dipinti da Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina? No, sta domanda, ma via, ma che non... cazzo. Quanti sono? Sono tantissimi, un numero è veramente assurdo. Lucilla, se la sbagli comunque era difficile, quindi stai tranquilla. Ho scritto. Vabbè, ma perché se quell'altro la sbagliano, scusa Mario. No, perché questa è una domanda di sua competenza, capito? Infatti si è subito lamentata della domanda. Sì, Lucilla, io la farei andare a meno 100 punti se sbaglia questa. Te zitto, che prima hai preso punti, non devi prenderli. Come più 50. Ma non è vero, è un elenco puntato, ma muta. Sì. Monopoli. Ok, il foglio di matte è sempre più un triplisergico, ma comunque, 23, Dario, 3. Io te lo dico, Mastro, se vinci mi incazzo. Veramente. La cosa è reciproca. Mario ha risposto 29, Vic ha risposto... 234, Vic. 2, 3, 4, io vedo un murale. 126. Sì, 126, ok, 126. Grazie. È un po' caotico il foglio. Se sono 40, mi scuso. Voghe, risposta, scusa. Perché sono tutte le domande 5, benissimo. Disegnate, capito? Sono le domande disegnate. Mastro? 2, 3, 3. 40, Lucilla. Più 40. Più 40, attenzione. Poli, 17. Io mi sa che ho creato l'opera, non so. Su chi punti, Matte? Te che sei in vantaggio. Ma io punto il mio gratis su Dario, guarda. Punto 2 punti su Victor. 2 punti su Victor. Lucilla, secondo te chi ha dato la risposta io, più vicina a quella corretta? Ovviamente. Lucilla ci è rimasta male che nessuno sta puntando su di lei. Esatto. Lucilla, quanti anni ci sono voluti a Michelangelo per dipingere la... Che ne so, raga, ma che ne so, mi sono laureata 20 anni, no, 26. 5 anni? 5 anni, 330 personaggi? Sono... E ci ha messo più del dovuto. Nonostante avesse detto che ci avrebbe messo un solo anno, bravo. Se volete vedere delle live sull'arte, vi ricordo di venire sempre sul mio canale. Spammino tattico e via. Io per due Lucilla, qua. Vorrei puntare due su Lucilla. Okay. Se volete comprare dei quadri, ricordatevi che io realizzo dei Gyotaku bellissimi. Vabbè, dai, Monitor, carino, che bellino.
Appena ti vedo Lucilla te ne regalo una, tranquillo. Grazie, monitor, allora, mi piacerebbe tanto. E su me stesso, ovviamente. Su te stesso, ci mancherebbe altro. No, cioè... Dario? Io punto tutti i punti che ho su di me. Ma qualcuno ci ha preso? No, qualcuno è andato vicino? Non vicinissimi, non vicinissimi. Ok. Allora, quindi Dario punta tutto, che significa 7 punti, stando alle mie fonti, che sono Michelangelo di Gabriella di Cagno, è l'autrice del libro. Cagno maledetto. No, comunque... La risposta esatta è 264, quindi in teoria Victor sarebbe quello. Che... Ok. Scusate, vai. Allora, verifichiamo, facciamo questo fact checking, perché io ho... Ma te intendi solamente, può darsi che mi sbaglio ovviamente, te intendi solamente sulla volta o... cioè quello è il problema, capito? La domanda era sulla volta della Cappella Sistina. Ah, ecco, allora un attimo. Tu Scilla, okay. Hai detto... allora ho preso un culo per la domanda. Un numero che è più piccolo della risposta. Vuoi Raga, ma che ne so, a Monte li fanno studiare queste cose, ma che te lo chiedi? Era una domanda un po' trabocchetto. Ma comunque, comunque l'ha realizzata in 4 anni, dal 1508 al 1512. Bravissimo, è stata realizzata l'intera opera, ha realizzato completamente in solitario l'intera opera. Dario, a te piace quella merda contemporanea, Citte, Lucilla, Gigli. Ci vollero 4... anni, e oltretutto si lamenta, mi sono laureato a 22, ne ho 26, Dario ne ha 31, vedo che c'è ma Dario ha googlato palese. Certo, sì. Però da quelli sulla volta, no, perché... Sulla volta. E poi vedi io, evviva, so le cose, poi non capisco, non ho nessuna tecnica di comprensione. Era un po' trabocchetto, era una domanda trabocchetto, sì. Devo essere sincero. Va bene. Oltretutto inizio l'opera a 33 anni, ricordiamoci. Pazzesco, come Gesù. Perso tutto. ho perso tutto quanto. Quindi Matteo a 7, Poli va a 3, Dario va a 0, Mario è saldo a 3 punti se non sbaglio, Vic è a 5 punti, Voghelita è a 2, 4, 6 punti, Mastro è a 5, Lucilla a 3. Quindi che merda, ma come a 3? Ma che merda, mi spiace. Sono sicuro che sei tecnico. Più che farti le domande di storia dell'arte, non so cosa fare. Questa è una domanda di cultura, è molto importante, molto importante. Vai, così allora ho vinto. Non si può dire essere una persona. Quanti anni ha il grande Puffo? Stando al sito ufficiale dei Puffi, quanti anni ha il grande Puffo? No, questa è cultura generale. Ma questa è cultura generale. Però questa, se non sapete, come ultima domanda sarebbe perfetta, cioè perfetta. Aspetta. Ce l'ho. Ce l'hai? Grande Puffo, il più grande dei Puffi, oltretutto. Cioè il grande Puffo è più vecchio del vecchio Puffo. No, il più grande inteso come di dimensioni del cavo. Ma quanto vivono i Puffi? Dipende dal stile di vita che adottano poi in vita. Il massimo dell'aspettativa di vita di un Puffo. Sette. Sì. Ok. No, vabbè, Victor, vaffanculo. Ma che cazzo, ma sei? Aspetta, io aspetto Riso. Dario? Ma non è possibile, Victor. Vai, Riso, fai prima te. 250. Madonna, che del trip di un 650. 500. Non è sto cazzo di più. Io ho scritto 500 più pure io. Tu è arrivato, immagino. 150. 150 anni, dice Mario. 112 Vic. Arte contemporanea è importante, ragazzi. Ragazzi. Sempre. Mastro, 111. Lucilla, te cosa hai risposto? Perdonami, mi ero perso. 300. 300. Benissimo, ti ringrazio. 236. Poli. Quindi, passiamo alle puntate. Cringe, eh? Un po'. Ma io non ho mai rotto il cazzo, avete rotto il cazzo, ma nel dubbio vai. Li voglio bene e mi fido, come ho fatto bene a fidarmi prima, appunto tutto su Lucilla. Oh, grazie. Te monitor sei a 0, perciò punti 1 su Lucilla. Esatto. Benissimo. Dario? Nonostante non sappia nemmeno che numero abbia. Io punto su di me. Ok. Tutti i miei punti su me stesso. Mari punti tutti i tuoi punti su te stesso, che sono 3, ripetiamo bene. Fai lo stesso anche te, Vic. Sì, certo. Sentiamo. Questo è il dell'età. Punto quello gratuito su me stesso. Ok. Io punto, allora, su di me e un altro punto su Dario. Che avete dato la stessa risposta, quindi punti 2 punti sui 500. Come hai dato la stessa risposta? Ho detto 500 più.
Tutti e due, no, avete risposto 500 tutti e due. No, buffoni. Mastro? Tutto su di me. Lucilla? Io dico Vogelita. All-in su Dario. All-in su Dario. Alla domanda. No, vabbè, ragazzi, quanti... ma state scherzando, ma Poli è un pazzo. Che cazzo fate? Alla domanda, quanti anni ha il grande Puffo? La risposta è... 542. No! Perciò quando la è risposta è esatta. Veramente è la cassetta, ah, la cassetta dei dinosauri, raga. Tutti gli altri puffi, invece, quanti anni hanno mediamente gli altri puffi adulti? 200. Hanno 100, hanno 100 anni. 100 anni. Ma dai, all'incirca. Hanno più, hanno meno. Quindi Puffetto è 100 anni e fa pompini. Ha vinto Vogelita. No. Ah no, sono asessuale. Ha iniziato Gargamella, dai, più avanti. Ah, ok. Riso fa purtroppo fa 0 punti, restando a 7. Ma Vogelita, che era, ricordiamo, a 6. Fa, ma io ho perché di un punto ha vinto di un punto. No, ne puntate due, uno su di me e uno su di Dario. Occhio alle mani. Esattamente. Quindi vinci un punto perché hai dato la risposta esatta, più due punti perché hai puntato due punti sulla risposta esatta, perciò vai a 9. Vai a 9 punti, perciò Vogelita vince questo quiz di oggi sulla risposta dei fan dei puffi. Non mi sarei mai aspettato questo risultato. Era andata tutto in un'altra direzione. Io gioco per vincere. Anche. Sono molto contento. Vabbè. Pazzesco. No, mi incazzo come una iena. Dedico la mia vittoria all'ospite. Grazie. Lascia stare all'ospite. Aspetta un attimo il discorso dell'ospite. Allora, perché ne riparliamo. Allora, innanzitutto, ragazzi, questa puntata del pub col gioco finisce qua. Il Ludo Pub, come piace chiamarlo a Nico, finisce qua. Ringraziamo ovviamente Nico, che ha scritto le domande in pausa pranzo oggi, per venire qua a gestire la situazione. Grande Nico, un applausone. Ricordiamo che anche lui ha un canale Twitch. Bravo Nico, sei un fenomeno, Nico. Grazie mille. Incredibile. Bravo davvero. Sul suo canale parla di giochi, di collezionismo, parla di tutto, insomma, ragazzi, quindi andatela a seguire perché è un canale interessante. Poi ho introdotto un nuovo format, è uscita la prima puntata del nuovo format youtubico di Nico Pertici, andatela a vedere, non rompete oglioni. E poi ringraziamo Monitor, grazie per essere qua, ringraziamo Victor, ringraziamo Risa, ringraziamo Vogelita, ringraziamo Mastro, dillo. Sì, la vincitrice di oggi, grazie. Di un gioco nullo, e poi abbiamo Lucilla. Vabbè, e poi abbiamo vinto io nulla. No, guarda, anche se avessi vinto io te lo posso assicurare, grazie a Poli e ovviamente grazie a Marione, ma soprattutto, ragazzi, ma soprattutto, come non si fa a ringraziare l'ospite. Okay, io chiamo ospite, io chiamerei qua ospite di corsa, proprio di corsa violenta. Ospite, la mia vincita è per te. Ma non è, senti, non ha attivato il microfono comunque. No, eh? Non l'ha fatto. Ciao ragazzi, non ti sento. E invece sì, non è mutato. Sento, io prendo le distanze. L'ha disattivato pure OBS, ma l'ho disattivato su stream. Vabbè, va. Non ci posso fare niente. No, questo assolutamente, questa è una cosa. Ma prendo le distanze dal canale di Mario Sturni. No, io prendo le distanze. Comunque ringrazio tutti di essere venuti qua, di aver partecipato. Grazie davvero, è stato molto bello. Mi sono divertito come un pazzo. Ci vediamo al prossimo pub, il prossimo venerdì, che sarà il pub nerd con Victor. E tra l'altro, grande introduzione di Sabaco e Saidonia come ospite. Fissi al pub nerd, vabbè, vediamo cosa succede. C'è Curo lì, ci saranno tutti. Insomma, ragazzi, ciao ragazzi, grazie a tutti. Io continuo ciao, su ragazzi, Kirby. Grazie, ciao ragazzi. Ciao.